Un problema importante posto dal modello di Copernico è l'effetto di parallassi. Il moto di rivoluzione della Terra creò molti problemi ai copernicani. Infatti, se la Terra si muove nello spazio intorno al Sole, la posizione delle stelle osservata a distanza di alcuni mesi, in particolare di 6 mesi, cioè da punti opposti dell'eclittica, dovrebbe essere leggermente diversa. Questo è l'effetto di parallassi. Vediamo la figura 16. Questa è la Terra che gira intorno al Sole e sulla sua orbita, a distanza di 6 mesi in particolare, si trova in punti opposti e quindi si trova da posizioni da cui guardare una stella, osservare una stella, porterà poi a vedere la stella in due posizioni leggermente diverse, perché è cambiato il punto di osservazione della Terra. È un po' come se ci troviamo, per esempio, in una stanza, poi ci spostiamo, di qualche metro e la stanza, ci appare leggermente diversa, la posizione degli oggetti, i quadri sulle pareti e così via, perché abbiamo cambiato il punto di osservazione. La stessa cosa accade quando noi guardiamo con un occhio solo, chiudiamo un occhio, poi chiudiamo l'altro occhio. Guardiamo da due punti di vista diversi, anche se distanti soltanto pochi centimetri, cioè la distanza tra i due occhi, e vediamo in realtà due immagini leggermente diverse, cioè i nostri occhi ricevono due immagini leggermente diverse e poi il cervello le combina insieme e questo ci permette di avere una visione stereoscopica. Quindi il problema della parallassi stellare era che un'obiezione importante che veniva portata dai filosofi aristotelico-tolemaici ai copernicani era questa: era se la Terra si muove veramente intorno al Sole, si dovrebbe vedere spostarsi, si dovrebbero vedere, le stelle spostarsi nel corso dei mesi, cioè cambiare la loro posizione apparente nel cielo, non perché le stelle si spostino veramente, ma perché cambia il punto di osservazione, da cui noi le guardiamo queste stelle, perché la Terra si sposta. E in realtà questo spostamento apparente delle stelle nel cielo non c'era. Infatti la prima parallasse stellare, cioè il primo movimento apparente di una stella nel cielo, movimento apparente causato dal moto della Terra intorno al Sole, fu osservato soltanto, misurato soltanto nel 1838 da Bessel. Ma prima, ai tempi di Galileo, quindi 2 secoli prima, nel 1600, non c'erano strumenti che permettevano una tale precisione e risoluzione, strumenti osservativi per poter vedere le parallassi stellari, nemmeno per le stelle più vicine che si trovano a pochi anni luce di distanza dalla Terra. Quindi, al tempo di Galileo, il fatto che l'effetto di parallasse non si osservava mai portava a due conseguenze: o la Terra non si muove e sta veramente al centro dell'universo, oppure la distanza tra la Terra e le stelle era enorme, era almeno 1.000 volte la distanza Terra-Sole. E per questo motivo la parallasse non sarebbe stata misurabile con gli strumenti dell'epoca. Noi sappiamo che questa è la spiegazione giusta, cioè le stelle stanno molto distanti e per questo la parallasse è molto piccola. Ma al tempo di Galileo non si poteva accettare un universo di così grandi dimensioni. E quindi molti astronomi, tra cui anche il più importante astronomo del tempo, che era Tycho Brahe, rifiutarono l'ipotesi copernicana, anche perché non era contemplata l'ipotesi del vuoto, in quanto la filosofia aristotelica aborriva il vuoto.